Ben ritrovati a tutti con questo appuntamento con le interviste di BioBlu 24. Allora, oggi parliamo di salario minimo perché è un argomento che è entrato al centro del dibattito in Italia proprio in questi giorni, quindi noi di BioBlu vogliamo andare oltre le apparenze, come al solito, e cercare di capire quali sono i pro e i contro di questa proposta e soprattutto quali ricadute possono esserci poi sulla comunità dei lavoratori, che è già particolarmente vessata dopo 2 anni di chiusura, emergenza sanitaria, adesso con le conseguenze del conflitto. Lo facciamo con un ospite in collegamento. Saluto Lidia Undiemi, ciao e ben ritrovata su BioBlu. Buongiorno, ciao Michele. Allora, ricordiamo che Lidia Undiemi, oltre che essere esperta di materie economiche, è anche consulente in vertenze sul lavoro, quindi direi che è la persona adatta, ideale, per poter parlare di questa proposta del salario minimo. Però partiamo subito da quella che è la notizia, perché il salario minimo, la questione è stata sollevata a livello europeo. In particolare, vediamolo assieme, è stato raggiunto un accordo su una direttiva che poi dovrà ovviamente essere ancora votata in Parlamento europeo, che prevede appunto l'introduzione di un quadro normativo per poi, in un secondo momento, invitare gli Stati a diciamo uniformarsi sulla materia. Leggiamo cosa ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: nei nostri orientamenti politici abbiamo promesso una legge per garantire salari minimi equi nell'Unione europea. Con l'accordo politico di oggi, sulla nostra proposta su salari minimi adeguati, portiamo a termine il nostro compito. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi. Vediamo anche magari assieme un estratto della conferenza stampa in cui ha parlato il commissario all'occupazione e poi lo commentiamo insieme a Lidia Undiemi. Vediamo l'estratto. Ora siamo molto vicini a trasformare questa proposta in uno strumento efficace per garantire una migliore convergenza salariale, un rialzo, un aumento della convergenza salariale nell'Unione Europea. Questo è stato l'impegno sin dall'inizio della Commissione von der Leyen: salario minimo, un quadro per il salario minimo in Europa, e questo è ciò che vogliamo. Ecco, allora abbiamo visto quindi proclami trionfali, toni molto entusiastici. Che cosa ne pensi di questa direttiva e che cosa poi prevede a livello tecnico per i vari Stati membri? Allora Michele, penso anzitutto che questa direttiva abbia l'obiettivo di consentire fondamentalmente alla leadership europea di iniziare a porre le basi per un controllo delle retribuzioni dei salari a livello europeo, il che è già di per sé preoccupante, perché abbiamo visto e sappiamo, anche in base al quadro normativo europeo, che fondamentalmente l'Europa è assolutamente proiettata a considerare l'interesse di profitto delle imprese come un interesse gerarchicamente superiore rispetto agli altri, quindi rispetto anche ai diritti dei lavoratori e ai diritti sociali. Quindi di per sé, diciamo, il fatto è preoccupante. È comunque un primo tentativo, perché leggendo appunto i lavori che ci sono stati sulla direttiva, il testo stesso della direttiva, poiché appunto molti paesi hanno sollevato queste problematiche, fondamentalmente si dice attenzione che comunque gli stati restano liberi di fissare e di intervenire appunto sui salari, dalla contrattazione collettiva soprattutto di mantenere la propria autonomia. Anzi, la direttiva prevede anche la promozione della contrattazione collettiva, quindi si dice attenzione che c'è un problema di una fascia di lavoratori che stanno al di sotto di una certa soglia di salario minimo. Bisogna anzitutto promuovere la contrattazione collettiva, quindi questo sembra apparentemente, come dire, un buon obiettivo, quindi qualcosa di rassicurante. Il problema è che, come tutte le questioni europee, gli interventi europei, poi bisogna andare più a fondo, perché dietro questa rassicurazione poi ci sono 2 grossi problemi. Il primo è che è stata proprio l'Unione Europea, in special modo tramite commissariamenti, a chiedere ai paesi di intervenire sulla contrattazione collettiva indebolendola, cioè praticamente dando maggiore potere alla contrattazione a livello locale, a livello di impresa, rispetto a, come dire, alle tutele forti che sono contenute nei contratti collettivi di categoria a livello nazionale. E poi, perché la Grecia in questo è stato pioniera, ma anche poi parleremo dell'Italia, il commissariamento per esempio che c'è stato in Grecia, basta leggere il memorandum di
intesa per rendersi conto che c'è stato un vero e proprio attacco al lavoro, per esempio a tutti quegli elementi della retribuzione che non sono il salario minimo ma che integrano poi i livelli reddituali dei lavoratori, per esempio la tredicesima e la quattordicesima. Nel primo commissariamento del 2010 c'è stata proprio una richiesta da parte dell'Europa alla Grecia di ridurre queste forme, chiamiamole, di integrazioni della retribuzione minima accessorie. Quindi non c'è da fidarsi, e non c'è da fidarsi anche perché non solo l'Europa ha avuto in questo, quindi nella distruzione dei diritti dei lavoratori negli ultimi anni, un ruolo fondamentale, perché le richieste sono state esplicite in particolare per i paesi in difficoltà, ma questo viene assolutamente negato anche nei documenti ufficiali riguardanti la bozza di direttiva, perché si dice attenzione che negli ultimi anni c'è stato effettivamente un indebolimento della contrattazione collettiva, un indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori e quindi delle retribuzioni, e questo è accaduto perché fondamentalmente hanno attribuito la colpa al sistema economico, all'andamento dei mercati, all'espansione di settori produttivi dove per le imprese è più facile contrattare i salari al ribasso, e quindi hanno completamente omesso una parte importante delle loro responsabilità. Quindi per questo io, diciamo, già come prima analisi non mi fido di questa ingerenza dell'Unione Europea, che comunque è molto, come dire, molto superficiale, perché poi va a mettere insieme gli stati su una questione importante come quella salariale. Ovviamente tu hai quindi un approccio abbastanza critico nei confronti di questa direttiva e sul salario minimo. Infatti hai scritto sul Fatto Quotidiano proprio di recente un articolo dedicato a questo argomento. Vediamo assieme il titolo: il salario minimo fissato per legge rischia di diventare una trappola per i lavoratori. Adesso quindi vorrei chiederti perché, allora, per quello che è emerso fino adesso, diciamo, l'ipotesi di salario minimo in Italia è quella di 9 euro all'ora circa, mi sembra di aver capito. Quindi vorrei chiedere a te se puoi far capire, soprattutto a chi magari non è anche esperto della materia, se domani, per esempio, venisse introdotto questo salario minimo di 9 euro lordi per tutti i lavoratori, quali sarebbero poi le conseguenze immediate sul mercato del lavoro? Allora, anzitutto bisogna dire che già i lavoratori, l'80% circa dei lavoratori italiani, sono coperti da un salario minimo, hanno un salario minimo che è quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle varie categorie professionali. Quindi il problema si pone per quella, diciamo, fascia residuale, che poi essendo il 20% non è tanto residuale, è chi ha quindi questo 80% che comunque ha già questa forma di tutela, sa benissimo che la retribuzione non è composta solo dal salario minimo, ma ci sono poi tutta una serie di integrazioni, tredicesima, quattordicesima, trattamento di fine rapporto, per esempio i premi di produzione, che quindi poi alla fine il netto in busta è formato e risulta dignitoso, perché oltre alla retribuzione base ci sono tutta una serie di integrazioni. Scusatemi se ti interrompo. Sì. Per questi lavoratori per cui esiste già comunque un salario minimo riconosciuto appunto dalla contrattazione, quello che è prevista dal contratto nazionale, il salario minimo è più alto di questa ipotesi di 9 euro all'ora, o sbaglio? Allora, alla fine il calcolo, per in alcuni casi sì, ma comunque nel complesso poi alla fine il calcolo, che è poi anche un parametro che viene utilizzato, che è quello annuale, cioè capire nell'arco di un anno, nella retribuzione annuale, qual è alla fine poi la retribuzione oraria, ci si arriva, ma anche con queste, talora con queste integrazioni. Quindi, come dire, la questione del salario minimo va affrontata nella sua complessità, perché per esempio poniamo per quel 20%, si stabilisce che questi avranno questo minimo legale di 9 euro l'ora, ma poi bisogna vedere appunto come andare ad attuare le altre integrazioni, perché altrimenti cosa accade? Accade che senza tutte le altre integrazioni previste dai contratti collettivi, fondamentalmente risulta sempre un salario da fame. Quindi questo è fondamentale, ma qual è l'aspetto? Quindi poi perché cosa ho scritto anche in questo articolo? Ho scritto che fondamentalmente cosa farà poi la legge, cosa farà il legislatore? Tenterà di copiare, secondo me, anche altri aspetti della retribuzione, quindi non solo quella minima ma anche le forme accessorie, ma a questo punto avremo un effetto di sostituzione graduale
del salario legale, cioè quello stabilito e fissato dal legislatore e dunque dalla politica, rispetto a quello fissato dai contratti collettivi nazionali. Quindi tendenzialmente, se noi non poniamo un argine a tutti quei problemi che poi portano alcune persone ad essere escluse dai contratti collettivi, accadrà che la politica avrà tendenzialmente un potere sempre maggiore nella definizione dei salari. E questo lo ritengo un grosso problema, perché abbiamo visto che ormai la politica ritiene l'interesse delle imprese come un interesse superiore. Quindi vi faccio un esempio: se da qui a 15 anni, 20 anni, 30 anni, perché dobbiamo ragionare nel lungo periodo, la quantità di persone che sono coperte dal salario minimo legale in alternativa a quello della contrattazione collettiva aumenta, vi faccio un esempio, del 50%, 40%, significa che in un attimo la politica potrà dire: guardate, c'è la crisi economica, dico queste cose le abbiamo subite almeno negli ultimi 20 anni, le condizioni di mercato sono peggiorate, dobbiamo aiutare le imprese, per dire il salario minimo anziché essere 9 euro deve essere 8 euro, poi anziché essere 8 euro deve essere 7 euro. Quindi non è che i cittadini fanno un affare mettendo le politiche salariali sino a questo punto in mano alla politica. Quindi questo, quello che rischiamo, al di là delle enunciazioni di principio, quindi si dice no, ma noi non sostituiremo la contrattazione collettiva, ma siccome dall'altra parte la politica sta distruggendo, contribuendo a distruggere sia il potere negoziale dei lavoratori che il livello dei salari, è chiaro che noi potremmo assistere al fenomeno in base al quale appunto la maggior parte dei lavoratori in futuro potrà essere coperta solo dal salario minimo legale, cosa che, attenzione, anche il dibattito in Italia è pretestuoso, perché avendo noi un'alta copertura anche l'Europa dice attenzione che il problema si pone soprattutto in quei paesi dove non c'è un'ampia copertura della contrattazione collettiva, perché come dice l'Europa e come in fondo ho scritto anche io nel mio libro, fondamentalmente è stato dimostrato che nei paesi dove c'è un'elevata copertura dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla retribuzione e sugli altri diritti, i lavoratori stanno meglio, quindi guadagnano di più. Quindi noi cosa dovremmo fare? Dovremmo anzitutto capire quel nostro 20% di persone non coperte dalla contrattazione collettiva, perché non sono coperti? E lo sappiamo, se ne è già parlato, perché si sono diffusi i cosiddetti contratti pirata, cioè dei contratti fatti da dei sindacati praticamente inesistenti che contrattano molto a ribasso le retribuzioni. Quindi noi dovremmo lavorare in questo senso. Allora il rischio qual è? Che se l'Italia, io penso anche per una questione proprio di ignoranza che c'è di questo fenomeno del salario minimo, di quelle che sono le dinamiche salariali, se l'Italia, che non ha questo problema, quindi secondo me si deve intervenire soltanto sui contratti pirata, inizia a legalizzare, quindi il fatto che ci si introduce il salario minimo legale, noi andiamo a crearci dei problemi futuri che potremmo non avere, perché se poi andiamo a leggere la direttiva, appunto la bozza di direttiva che oggi a quanto pare verrà confermata, si dice quali sono i criteri nazionali, per esempio, che secondo la direttiva che i paesi devono seguire per fissare il salario minimo e anche eventualmente modificarlo nel futuro. Tra i vari criteri, quindi potere d'acquisto dei salari minimi legali, quindi a livello generale dei salari, tasso di crescita dei salari, ma poi tra i criteri nazionali c'è, guarda caso, che è quello più concreto in fondo, l'andamento della produttività del lavoro. Ma sappiamo benissimo che la produttività del lavoro, specie nei servizi ad alta tecnologia, viene decisa in tutto per tutto dalle imprese, qual è la produttività. Quindi significa che l'Europa vuole alla fine, ed era quello che un po' mi aspettavo, agganciare l'andamento del salario minimo legale alle esigenze dell'impresa, quindi della produttività. Quindi rischiamo oggi noi di andarci a porre un problema che non ci serve, che non abbiamo. Quindi questo è poi alla fine quello che anche la sinistra, che dice che è dalla parte quella sinistra, per carità, che dice che di essere dalla parte dei lavoratori, bisogna stare attenti, perché quello che può sembrare un vantaggio, poi alla fine sarà un grosso svantaggio, perché oggi, Michele, c'è una questione che al di là del salario minimo legale, oggi i lavoratori, io lo so perché seguo tantissime vertenze di rilievo nazionale, stanno lottando non per avere il minimo, ma per non perdere quel qualcosa in più che appunto è contenuto nei contratti collettivi nazionali. Quindi oggi il livello di precariato che viene indotto dall'outsourcing, da appunto tutto questo sistema di scacchiere di società, sistemi di appalti, societarizzazione, eccetera, oggi per
per le imprese riuscire appunto a togliere il più possibile lavoratori anche a nome di questo concetto molto astratto della produttività. È facilissimo, quindi come dire, lo Stato, cioè la politica, consente alle imprese di fare quello che vogliono dei lavoratori, contribuisce ad indebolire il contratto collettivo nazionale e dall'altra parte dice attenzione, ci sono io che però ti do il salario minimo legale. A me pare che qua siamo nella logica ti tolgo tutto, però ti do un tozzo di pane. Quindi, come dire, se noi entriamo nella filosofia del siamo già falliti, quando noi avevamo e in parte continuiamo ad avere uno degli ordinamenti giuslavoristici migliori al mondo, una contrattazione collettiva forte, se noi non lottiamo per proteggere quello che abbiamo guadagnato e ragioniamo da paese da terzo mondo, perché il problema del salario minimo legale si pone nei paesi da terzo mondo o in quelli in cui la contrattazione collettiva è talmente debole che i lavoratori sono, come dire, lasciati all'arbitrio delle imprese, ma non è il nostro caso, quindi perché noi dobbiamo atteggiarci da persone, da popolo che non ha i diritti quando noi li abbiamo avuti e dobbiamo difendere quel qualcosa in più che certamente noi abbiamo rispetto al salario minimo. Ecco, sicuramente interessante anche l'aspetto che hai sottolineato tu della direttiva che prevede poi quello che l'Unione Europea ha sempre fatto, cioè legare questi regali, tra virgolette, con delle condizionalità molto precise, quindi appunto salario minimo legato alla produttività e vuol dire che poi siamo sempre lì nell'ambito della competitività che viene richiesta ad un paese, quindi se il paese poi non riesce a essere competitivo all'interno dell'area euro, allora poi scattano meccanismi vessatori che in questo caso prevedono appunto l'abbassamento del salario minimo. Senti, tra i vari aspetti che secondo me sono interessanti legati al salario minimo all'interno dell'Unione Europea c'è quello poi legato al dumping salariale, cioè all'utilizzo di salari bassi all'interno dei paesi dell'area dell'Unione Europea per attirare aziende, per attirare lavoro a discapito di altri paesi. L'Italia ha subito spesso questo meccanismo. Ecco, ma il salario minimo, come è stato impostato, cioè che lascia la libertà agli stati membri di impostare il salario minimo a livello come poi ognuno desidera, alla fine non risolve il problema del dumping. Ma no, ma assolutamente no, io posso dirtelo perché seguo proprio questo tipo di vertenze. Oggi con il sistema degli appalti e la tecnologia che consente un'organizzazione del lavoro sia a livello nazionale che internazionale, tale per cui oggi il know-how viene posseduto dalle macchine, quindi i lavoratori molto spesso fanno data entry e questo data entry può essere fatto anche all'estero perché tanto non richiede competenze particolari, le aziende riescono facilmente ad si esternalizzare in Italia, in società più piccole, si esternalizzano all'estero, quindi ti faccio un esempio, noi possiamo fare le leggi, anche fare un salario minimo orario di 15 euro l'ora, sarà inapplicabile perché l'azienda sa che per esempio nel sistema degli appalti, quindi dove avviene appunto il dumping salariale, l'azienda che comanda è chi dà l'appalto e chi dà l'appalto non ha responsabilità sui lavoratori dell'appaltatore. Cosa fa? Sa che bene o male può intervenire sul costo del lavoro indirettamente, quindi dice all'appaltatore guarda io per questo appalto ti do 100, poi che tu ci rientri sul costo del lavoro no, non sono affari miei. Quindi sistematicamente le aziende appaltatrici, anche con le organizzazioni sindacali, contrattano a ribasso e quindi tolgono quegli elementi, chiamiamoli accessori della retribuzione rispetto al minimo, dicono guardate che è comunque il corrispettivo a 100, licenziamo parte delle persone, riduciamo i diritti di tutti quanti, ed è quello che avviene ogni giorno, che avviene da tanti anni. Quindi come dire, la risposta a questo grosso problema col salario minimo è quasi come dire attenzione che tanto sappiamo che il sistema non verrà contrastato e che quindi i lavoratori dovranno adeguarsi al minimo. In buona sostanza il grosso rischio che corriamo è che quel salario minimo diventi poi il salario massimo. Sì, questo è effettivamente un punto molto interessante da sottolineare perché poi appunto uno immagina una persona che non è pratica della materia, legge appunto l'introduzione del salario minimo, ovviamente pensa che sia una cosa da cui appunto si può trarre solo benefici, in realtà ci sono tutta una serie di aspetti che vanno analizzati, vanno compresi e soprattutto vedrei anche un legame tra l'introduzione del salario minimo e l'utilizzo sempre più massiccio del reddito di cittadinanza come prospettiva futura, insomma una sorta di ti do il minimo per sopravvivere e poi però per quel che riguarda i diritti
che abbiamo conquistato nel corso degli anni, beh, quelli ormai te li devi scordare. Senti, un altro punto che mi piacerebbe affrontare con te ancora in questa intervista riguarda quelli che sono i principali problemi legati al mercato del lavoro. E ovviamente quando si parla di lavoro non possiamo non menzionare i sindacati e il ruolo che stanno avendo anche all'interno di questa trattativa. Mi sembra che Maurizio Landini si sia espresso in maniera favorevole rispetto all'introduzione del salario minimo, però non tutti, ci sono alcuni sindacati, magari delle sigle minori, che invece hanno espresso perplessità, magari le stesse perplessità che stai esprimendo tu oggi. Che cosa ne pensi del ruolo del sindacato oggi in Italia rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori, tenendo conto che le principali sigle, appunto, di abbiamo detto Landini, sono a favore del salario minimo? Allora, il sindacato obiettivamente sul campo sta perdendo su vari fronti. Ho partecipato a un congresso della CGIL qui in Sicilia qualche settimana fa. È la base ha molte perplessità, la base intendo quei sindacalisti che poi fanno le trattative, affrontano le vertenze, le crisi occupazionali, quindi comunque diciamo la linea a parte anche in CGIL ci sono tante riflessioni, io ho visto proprio come dire tante critiche anche a questo quasi immobilismo del sindacato. Credo che alla linea manchi proprio la visione di quello che oggi il sindacato nel capitalismo del XXI secolo, per carità poi le leggendo il testo della direttiva, le relazioni di accompagnamento, i principi introduttivi, come dire, ci sono tante, guarda caso, rassicurazioni al sindacato, state tranquilli che comunque il sindacato sostanzialmente avrà la priorità. Ma non sarà così, non sarà così, perché una volta che poi si fanno delle leggi dove si mettono, come dire, dei principi in cui comunque il sindacato sul salario minimo legale viene considerato ma solo come organo consultivo, quindi poi alla fine non conterà nulla, come dire, già si sta perdendo su tutti i fronti delle vertenze, perché sono numerose le leggi che sono state fatte negli ultimi anni che favoriscono vistosamente le imprese, quindi già il sindacato è in crisi per questo, basta vedere le trattative sui cambi appalto che si fanno solo a ribasso, e quindi credo che magari Landini si sia fermato a questa considerazione secondo me superficiale, vabbè ci dicono che conteremo, quindi insomma tutto sommato possiamo anche accettare questa cosa del salario minimo, ma il sindacato perderà, cioè fondamentalmente questa direttiva ancor prima di essere un attacco ai lavoratori, un attacco al sindacato, è minore potere al sindacato, quindi minore possibilità anche, come dire, oggi determinare un calo generalizzato dei salari è più complicato perché devi coinvolgere il sindacato, si devono cambiare i contratti collettivi nazionali, eccetera, ma un domani con questa graduale delega e questo effetto di sostituzione dal salario minimo previsto al contratto collettivo nazionale a quello legale, chiaramente il sindacato quando non conterà più nulla, fondamentalmente la politica ne farà anche a meno, cioè, quindi secondo me i sindacati che mettono in discussione, cosa che fece, se non ricordo male, all'epoca la CGIL, quando si iniziò a parlare di salario minimo, in realtà la CGIL aveva un atteggiamento giustamente critico, perché poi cioè, vabbè, c'è salario minimo e poi tutto il resto, e quindi secondo me Landini sta segando l'albero in cui è seduto. Ultimissima domanda, questa più dal punto di vista politico, perché abbiamo visto anche come è stata recepita questo accordo a livello europeo in Italia, Movimento 5 Stelle completamente a favore, il Partito Democratico completamente a favore, la Lega diciamo ha avuto qualche lieve critica ma si è espressa comunque in maniera piuttosto favorevole, e chi non è favorevole invece è Forza Italia, quindi il paradosso è che il lavoratore, alla luce di quello che siamo detti, il lavoratore oggi si dovrebbe rivolgere quindi a Forza Italia per evitare gli scenari di cui abbiamo discusso in questa intervista? Ma io penso che la situazione sia purtroppo molto più banale, nel senso che il motivo per cui il Movimento 5 Stelle e il PD sono d'accordo è perché non hanno capito la reale questione del salario minimo, e Forza Italia non è favorevole al salario minimo legale proprio perché non ha capito così con gli altri qual è il senso di questo strumento, nel senso che si pensa erroneamente che sia uno strumento a tutela del lavoratore che crea delle rigidità a favore del lavoratore. In prospettiva
Purtroppo secondo me non c'è altra strada, accadrà che poi, come dire, ci si renderà conto che dare questo potere alla politica, essendo la politica a totale favore del capitale, come dire, questa cosa andrà contro i lavoratori. E questo non l'ha capito né il Movimento 5 Stelle, né il PD e nemmeno Forza Italia. Quindi oggi in Italia, perché poi sai, questa è la vera differenza tra essere veramente di sinistra a favore dei lavoratori e stare invece dalla parte del sistema. Il salario minimo legale è qualcosa che appunto attribuisce un potere a chi ha remato contro i lavoratori per almeno 20-30 anni. Io non mi fido e non mi fido e poi alla fine, ti ripeto, come in ogni cosa, come nelle vertenze che affrontiamo tutti i giorni, poi alla fine è il contenuto reale delle norme che fa la differenza. Quindi già l'andamento della produttività, fidati che sarà l'elemento su cui ruoterà il salario minimo legale. Io spero che, come dire, cioè in pratica noi ci stiamo assestando, stiamo accettando l'idea che siamo un paese comunque socialmente fallito, talmente fallito, che l'unica cosa che possiamo garantire soprattutto alle generazioni future è dargli il minimo per la sopravvivenza, appunto il salario, minimo, come hai detto tu, il reddito di cittadinanza. Quindi sottostare totalmente a queste logiche, che l'obiettivo del sistema, in fondo nessun padrone vorrebbe veder morire di fame il proprio schiavo, anche perché non avrebbe più schiavi. Quindi quello che sta accadendo è cercare di portare l'Italia ai livelli da terzo mondo, comunque da paese, come dire, di estrema periferia, della zona euro. Sì, e poi ovviamente non siamo riusciti a parlarne perché il tempo è sempre poco, ma ci sono tutta una serie di problematiche legate al mondo del lavoro che sicuramente non possono essere toccate dal salario minimo. Penso per esempio all'esplosione dei contratti a tempo determinato, la diffusione degli stage, dei tirocini non retribuiti che in qualche modo poi tappano il mercato per i giovani, poi anche l'innalzamento dell'età pensionabile e poi infine sappiamo che ormai da anni la disoccupazione in Italia oscilla tra il 9 e il 10%, quindi queste sono tutta una serie di problematiche che il salario minimo non, su cui il salario minimo non può intervenire se verrà introdotto. In ogni caso io intanto ti ringrazio per essere stata con noi perché ovviamente è una materia complessa e il nostro obiettivo, come è sempre stato quello di BBB, è cercare di andare al di là di quella che è la narrativa che viene offerta a livello politico, a livello dei grandi giornali, che in questo caso ci sta cercando di far indorare la pillola del salario minimo come se fosse la risoluzione di tantissimi problemi. In realtà c'è molto altro e ci sono alcuni diversi aspetti che vanno approfonditi, vanno compresi e su cui bisogna cercare di agire prima che sia troppo tardi. Grazie ancora per essere stata con noi, poi ovviamente avremo modo di riapprofondire l'argomento. Grazie a voi, ciao Michele. Ciao, grazie. Bene, intanto siamo giunti al termine di questa intervista. Mi raccomando, restate sintonizzati sul nostro canale, il 262-262 del Digitale Terrestre, oppure per seguire tutti i nostri aggiornamenti in tempo reale andate sul sito web www.bioblu.com. Grazie e alla prossima.